Bene, siamo qui all'Ido Le Dune di Termoli, Le Dune Beach, perché oggi per i nostri incontri di Ferragosto incontriamo un carissimo amico con il quale ci sentiamo spesso solo sui social o magari per telefono, ma dal vivo capita di rado perché lui è un uomo molto impegnato dove risiede abitualmente, termolese, che risiede nella dotta città di Bologna, e lui è Antonello Deoto, il professor Antonello Deoto, che poi ha anche un fratello che si chiama Luciano, che se conosciamo tutti tutto quanto quello che hanno fatto questi due fratelli, e sono l'orgoglio anche termolese, perché sapere che dove risiedono hanno delle vicissitudini molto impegnative e anche, diciamo, sotto certi aspetti, culturalmente parlando, davvero eccellente. Allora Antonello, ben arrivato, so che sei qui da pochi giorni a goderti un po' di vacanze nel mare della tua Termoli. Grazie, grazie Michele, un saluto a tutti tutti quelli che seguono Termoli Online. Si torna a casa spesso, ogni tanto, quando si può, si torna nella nostra amata Termoli, e quindi eccoci qua. Noi sappiamo che quando ci facciamo qualche discorso anche via social, come senti qualcosa di Termoli, ti viene un magone. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Devo dire che Bologna è stata la città che mi ha consegnato la fortuna lavorativa, però Termoli è la mia città natale, quindi qui ho i vecchi amici, qui ho mia madre, e torno molto volentieri, anche perché devo dire poi le abitudini enogastronomiche non si perdono, quindi i polipetti in purgatorio, i secchi chi possibile, insomma qualcosa dobbiamo anche dal punto di vista enogastronomico mantenere. Però no, a parte gli scherzi, è un piacere rivedere Termoli, stare a Termoli, perché significa casa, significa infanzia, significa affetti. Beh, questo è capita a tutti coloro che, anche chi ti sta parlando in questo momento, ha avuto dei momenti di trasferimenti per qualche decina di anni a Milano, e quando andava via, quando tornava era la gioia infinita, quando doveva ripartire una tristezza infinita, e capita questo, quindi solo chi non l'ha fatto non può capire che cosa vuol dire essere fuori dalle città di origine. E poi però Termoli, Michele, è molto amata anche fuori, proprio parlavamo oggi con l'amico Gennaro Mucciarella, diceva che ha ospitato dei ravennati nel suo B&B, che dicevano volevamo venire da molto tempo a Termoli perché ne abbiamo sentito parlare. Insomma, Termoli è molto apprezzata nella dimensione italiana, e anzi devo dire che soprattutto il turismo dell'Emilia Romagna negli ultimi anni gradisce e sceglie questa località. Questo non può che farci piacere. Poi se noi ci facciamo testimonial, ovviamente. Appunto, però se poi ci sono tali testimoni come siete voi, personaggi della Termoli che ricordiamo tutti quanti, nel senso che vuol dire che c'è un buon proselitismo in questo senso. Quindi, allora Antonello, però sappiamo che tu a Bologna ricopri degli incarichi molto molto importanti, ce l'hai stampata sulla t-shirt che c'hai qui davanti, sei professore docente dell'università della Alma Maters di Bologna, che appunto è un'università prestigiosa, quindi beh, è la più antica d'Occidente, appunto. Quindi devo dire che la nostra tradizione accademica ha informato di sé tutta l'Europa e il mondo, è un logo, un brand che vuol dire qualità, è la prima università, non si offendano gli altri, ma è la prima università italiana per risultati. Noi abbiamo, diciamo, un sistema accademico che produce risultati di ricerca scientifica a livello europeo di grande qualità, e l'Università di Bologna si colloca diciamo in cima a questo tipo di risposta. E poi tanti termolesi, se vogliamo stare al dibattito locale, io stesso sono partito da qui per studiare, poi oggi mi trovo dall'altra parte della scrivania, ma sono partito come un ragazzo di Termoli con i suoi sogni, che andava a Bologna per studiare, e poi c'è rimasto. Allora, ma su questo siamo d'accordo, perché tantissimi giovani che conosco anch'io sono partiti per studiare proprio nella città di Bologna, quindi non a caso poi, diciamo, l'antica università, non a caso la chiamano Bologna la dotta. Beh, certo, certo. Vorrà dire pure qualcosa, se c'è un detto del genere. Assolutamente, dal 1088 produciamo cultura e conoscenza, e insomma questo brand è un brand riconosciuto, questo logo è un brand riconosciuto nel mondo. Oggi se un docente universitario di Bologna prende carta e penna e scrive
a un collega di Oxford o di altre università del mondo, è immediata la riconoscibilità, perché proprio la storia di Bologna, dell'alma mater, cioè della madre, dell'anima della madre di tutti gli studi, è voglio dire, qualcosa che è riconosciuto nel mondo. Anche gli americani stessi, il mondo anglosassone, hanno questo tipo di reverenza e di rapporto con noi. Un marchio di garanzia, si può dire. Assolutamente, devo dire, non perché non stiamo vendendo nulla, è un prodotto che si vende, certo, da solo, ma devo dire che tanti sono gli studenti eccellenti che noi abbiamo consegnato alla vita professionale. Uno di questi è mio fratello, che si è laureato in ingegneria meccanica ed è stato prima in Ferrari, poi 18 anni in Lamborghini, oggi è il direttore tecnico della McLaren a Londra. Scusate se è poco. Scusate se è poco. Anche perché se avremo l'occasione vorremmo incontrare anche lui, perché anche lui... Ma sì, lui vi aspetta sempre con grande affetto. Noi ricordiamo quando venne con la sua Adventador, Lamborghini Adventador, al campionato italiano di greco antico qui a Termini, del professor Mucciaccio. Sì, il mitico professor Mucciaccio, certo. Di Termini. Arrivò con quel, poi adesso ha lasciato dei buoni eredi anche lì nel Lamborghini. Certo, c'è Carlo Buccione. C'è Buccione, sì, ma questo proprio a testimonianza di questo fil rouge, di questo discorso che noi abbiamo intrapreso sulla formazione di alta qualità, che poi determina anche i destini professionali, no? Antonello, con voi Termoli è in buonissime mani all'estero, anche fuori dal contesto. Ma noi, io dico sempre, sono di Termoli. Mi ricordo che ero all'estero, in Francia, a parlare a un convegno, e mi ha detto: ma lei di dov'è? Dico, io prima di dire sono italiano, ho detto sono di Termoli. Quindi è chiaro che il legame è un legame, un cordone ombelicale assolutamente potente, che noi che io e mio fratello vogliamo coltivare con grande, voglio dire, affetto. Infatti, quando poi ogni tanto ci veniamo a Termoli, magari ci rimproverano che ci rifugiamo un po', però ecco, è l'affetto di tanti amici e di tanti cittadini è veramente una coperta calda. E quindi sentirsi e vedersi è davvero una cosa che ci riempie il cuore. Ma è così sicuramente, perché sappiamo che questo è il, diciamo, uno quando va via lascia comunque un pezzo di cuore qui. Poi gli affetti, l'abbiamo detto, ci sono anche gli affetti. Quando c'era anche tu, il tuo buon papà, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere, davvero ci deliziava con le sue battute. Antonio ci manca. Ci manca tantissimo, è stato un grandissimo papà che noi portiamo nel cuore, e se abbiamo potuto realizzare le cose che abbiamo realizzato è perché lui ci ha guidato, lui ci ha formato, è stata la nostra prima università e ci ha dato quei valori giusti che poi ci sono serviti nella società e nel mondo del lavoro. E ci manca tanto, ma è nei nostri cuori, non ce l'abbiamo più fisicamente, ma alberga sempre i nostri cuori. Sì, questo è fuori di dubbio. Antonello, tu, oltre ad avere la cattedra alla prestigiosa Alma Maters di Bologna, hai anche altri incarichi che ti impegnano tantissimo, tant'è che ne parlavamo prima con la tua signora, difficilmente riuscite a vederti per troppo tempo insieme in casa. Ma sì, devo dire che cerco di essere un buon padre di mia figlia Anna e anche un buon marito, però gli incarichi sono tanti. Da quest'anno sono nella commissione di giudizio d'appello per l'Emilia Romagna della Federazione Italiana Gioco Calcio, sono consigliere della Fondazione Flaminia per lo sviluppo in Romagna delle attività culturali dell'università per il comune di Ravenna, e poi insomma ho altri incarichi in vari consigli di amministrazione, ma e poi sono anche un avvocato, diciamo, insegno alla facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche, ma poi sono anche un avvocato. Non dimentichiamo, anche perché, diciamo, ripeto, con tutte queste cariche davvero ti risulta un po' complicato far... Ma io dico sempre, mi dicono, no, ma come fai, se ami quello che fai, se hai passione, se sei organizzato, puoi fare tutto davvero, perché e questo è il grande segreto, la passione, l'amore di fare le cose, di portarle avanti, di costruire, no? Cioè, come dire, una cosa che ho sempre amato nelle persone è
A me piacciono le persone che costruiscono, non perdono tempo a dire ma quello ha fatto, quello ha detto. Quella è una posizione destruente, distruttiva. Costruisci, fai, impegnati, vedrai che lì troverai la tua soddisfazione. Agire senza tentennamenti. Senza tentennamenti. Guardare e parlare di quello che fanno gli altri, spesso anche in maniera non commendevole, è una perdita di tempo per gli altri, ma anche per te. Già ne abbiamo tanti in Italia che fanno solo parole. Sì, devo dire, poi adesso in questo periodo... In questo periodo meglio non scendere in particolare comunque.